siamo con Lucia Giaccio, una delle organizzatrici di questo evento. Questo è il suo bel negozio di abbigliamento. Un evento che dura 5 giorni all'insegna della festa, della birra e del cibo da strada, ma soprattutto dell'allegria tra la popolazione di Bago. Abbiamo cercato di fare il meglio perché noi amiamo il nostro paese e ci teniamo in modo particolare. Anche in questo momento di crisi che abbiamo attraversato c'è un momento di ripresa e quindi vogliamo che questo paese viene conosciuto da tante persone. E puntiamo a farlo conoscere ai turisti che verranno da fuori, agli stranieri, perché abbiamo tante cose da vedere, abbiamo tanti monumenti storici, abbiamo un bel mare, abbiamo i laghi e abbiamo veramente quello che non tutti hanno. Ovviamente l'organizzazione delle feste non si fermerà con la festa della birra, per tutta l'estate ci saranno altri eventi. Questa è una delle prime che abbiamo cominciato così, ma pensiamo di fare sempre in più, sempre più alla grande, sempre più belle. Marco Di Meo, vice sindaco di Bacoli, neo nominato dal sindaco della regione, la serata della festa della birra a Bacoli, un primo evento per quest'estate che sta per cominciare, che poi si protrarrà con la festa di Sant'Anna, quella patronale. Sì, sicuramente un evento che diciamo merita il nostro plauso agli organizzatori, i quali sono stati in grado, nonostante diciamo un periodo di transizione fra un'amministrazione e un'altra, di mettere diciamo in piedi un evento del genere. Ripeto, un grosso diciamo ringraziamento a loro che hanno portato avanti questo evento straordinario, anche diciamo in numero, in termini di presenze, e l'amministrazione comunale che si è da pochi giorni insediata ha fatto di tutto per far sì appunto di rendere il più semplice possibile questo procedimento. Però abbiamo proprio come obiettivi nel nostro programma quello di favorire questo tipo di eventi che portano aggregazione, portano commercio, portano, diciamo, portano ricchezza e quindi portano sviluppo. Allora, partiamo prima dalle donne. Certo. Cosa ne pensate di questa festa, di tutta la festa della birra in sé, ma anche un modo anche per appunto per vivere il paese? Sì, infatti è un bel modo comunque per vivere il paese e sono contenta anche perché vedo molta gente e almeno si vive a Bacoli. Sì. Sì, infatti c'è molta partecipazione anche da tutti i bacolesi, quindi è bello vedere un paese vivo che invece di un paese noioso come quasi sempre, quindi è molto molto bello come iniziativa, spero comunque ne facciano molte altre. No, proporrei a questo punto di farlo tutti i giorni una cosa del genere. No, non per altro, perché come diceva già Francesca, è bello vedere la partecipazione, è bello vedere la gente che si diverte, che sta insieme. Forse anche con queste elezioni che ci sono state appena, magari, non so, si è aperto un sentimento di passione verso il paese e mi auguro il meglio, speriamo bene. Grazie. Ciao. Come ti chiami? Massimo. Ciao Massimo, cosa ne pensi di questa serata, di tutta la festa della birra a Bacoli? Penso che dovrebbero esserci più iniziative del genere, perché portano le persone a scendere, a stare per strada con la gente, a spendere, quindi è tutto un ritorno sia economico che anche socievole. Sì, è anche un'occasione appunto per i bacolesi di scendere in piazza e di godersi il paese, cosa che non succede tutto l'anno. Certo, perciò ho detto dovrebbero esserci più iniziative del genere, spero che ce ne siano. Siamo con Luigi Scamardella, titolare del CICAS Caffè, che ha voluto contribuire anche lui a questa serata di festa al centro storico di Bacoli. Loro propongono un primo piatto, di cosa si tratta? Abbiamo fatto delle pennette con pesce spada, pesto di menta sul letto di crema Palmantir. In cui abbiamo vinto anche un premio con la Voiello, con i migliori ristoranti della Campania. La collaborazione nasce con l'organizzazione della festa, appunto nasce per dare al paese vitalità, lustro che negli anni scorsi non c'era stato, soprattutto nel periodo estivo. No, sono delle belle manifestazioni organizzate, noi ci stiamo vicino, dobbiamo credere in queste manifestazioni affinché siano l'inizio di tante, in modo che possano ripetersi ogni anno e così, come si dice, la voce gira e vengono anche persone da fuori il comune di Bacoli per questa festa. Quindi questo è l'inizio e vedo che come inizio è stato anche abbastanza molto importante, la gente ha risposto molto bene e non poteva cominciare meglio per il paese.
Molto bella l'iniziativa e confido che ce ne saranno tantissime altre che toccheranno vari punti. Noi abbiamo tante tradizioni, possiamo offrire vini buoni, gastronomia, c'è anche un'attività artigianale molto bella, molto interessante. Viva Bacoli e viva questo movimento nuovo che parte proprio dalla popolazione, e speriamo veramente che continui sempre e Bacoli diventa un appuntamento mensile per tutta l'area flegrea e direi Oso, per la regione Campania e anche oltre. Vuoi cogliere l'occasione di fare un saluto particolare a un tuo amico che sta lontano? Sì, l'amico Paco mi ricorda che tra di noi manca Antonio Cionfrini, che è un pezzo del nostro cuore, quindi fa parte della nostra comitiva. Lo salutiamo con un caloroso abbraccio a nome di tutti i bagolesi. Grazie. Siamo con Domenico Marsico della Beer Import, la serata della festa della birra a Bacoli. Hai ricevuto un premio, una targa proprio per il tuo contributo a questa festa. Sì, ne sono rimasto molto contento perché è una cosa che mi gratifica personalmente. Ci tenevo a fare bella figura perché questo è il paese in cui sono nato e cresciuto, quindi queste iniziative sono delle belle cose. Colgo l'occasione per ringraziare tutta l'amministrazione comunale, la consigliere, anche il sindaco, tutti quanti, perché ci hanno aiutato veramente tanto a realizzare questo, che in un centro storico non è facile fare una manifestazione del genere. Vedo che la gente partecipa, è contenta, e quindi questa ci fa ben sperare anche per il futuro, per organizzare non solo questi ma anche altri eventi. Siamo con Rosario Illiano di Frutta e Verdura da Samuele, la serata della festa della birra, ma la serata della festa di Bacoli. Tu cosa ci presenti con questa scultura, con gli spedini di frutta e con la Macedonia? Questo è il nostro negozio, ci divertiamo facendo decorazioni in frutta, sculture, prepariamo macedone, spedini, tutto a servizio del popolo, dando un contributo alla festa, sperando che la festa prenda per la sua strada. E questa sarà una delle prime, perché alla fine continueremo con la saga delle gozze, saga della melenzana e tante altre feste. La prossima spero la festa di Sant'Anna, dando un contributo sempre, ringraziando gli organizzatori che si impegnano tanto tempo, giornate intere per organizzare, con la speranza che andrà avanti. Alla sera con la signora, la signora 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 con la signora, la